Buonasera e ben ritrovati con la seconda edizione di Sport Today. Continua il ritiro del Bologna Valles, ieri l'amichevole contro il Rio Pusteria 13-0 per i rossoblù, con anche la tripletta di Arnautovic, fra l'altro protagonista della conferenza stampa di domani. Se ne parlerà questa sera al Pallone nel 7 in diretta proprio dal ritiro dei rossoblù. Ne parliamo anche adesso con il nostro Luca Pinkerle, sempre in diretta da Valles. Ciao Luca, ben ritrovato. Ciao Rita, buon pomeriggio a tutti. Sì, oggi è stata una giornata piuttosto blanda per il Bologna, che ha fatto un leggero allenamento sul campo intorno alle 9:30 del mattino, poi un po' di palestra per alcuni giocatori come Moro e Rosetti, che hanno dovuto fare un po' di scarico dopo la gara di ieri, ma è stato un allenamento veramente a ritmo basso per riprendere anche un po' le energie dopo le fatiche dei primi giorni, un po' di possesso palla, un po' di ripetute e poi pranzo in baita per un Bologna che oggi ha avuto a disposizione una mezza giornata per riposarsi e riprendere le energie. Siamo al quinto giorno di ritiro ormai. Il Bologna ha fatto spesso doppia seduta di allenamento, tanti allenamenti ad alta intensità con Thiago Motta, che non ha mai smesso di dare indicazioni. Oggi una curiosità: è rimasto a parlare con il suo secondo allenatore Alessandro Giugio circa una ventina di minuti dopo la fine dell'allenamento per mettere a posto indicazioni, principi di gioco su un Bologna che comunque è in crescita e sta lavorando non soltanto sul campo, perché qui c'è tutta la parte tecnica, tutto lo staff che può concentrarsi bene senza distrazioni sul lavoro, con il possesso palla che è sempre tra i principi di gioco che si viene a lavorare, ma un Bologna che sta lavorando anche da remoto con tante telefonate e tanti osservatori su un mercato che vede sempre come protagonista il nome di Bernardeschi, ma è uscito anche fortemente quello di Mandela Keita, centrocampista del Leuven, che sembra essere la prima opzione per il centrocampo, Rita. Che atmosfera c'è a Valles per quello che concerne anche i tifosi che hanno seguito anche ieri l'amichevole? Appunto, abbiamo detto tripletta per Arnautovic, anche 4 gol per Bonen, giovane della primavera del Bologna. Sì, le prime indicazioni che sono arrivate da questa amichevole è che il Bologna non ha tagliato i fili con il passato, con il finale di stagione dello scorso anno, non tanto per i gol che possono contare pochissimo contro una squadra di promozione, ma tanto per il principio di tenere il pallone, di muovere e scambiare posizione tra centrocampisti e attaccanti, verticalizzare il pallone come vediamo di questa immagine, e soprattutto trovare il feeling con la porta per diversi giocatori come Marco Arnautovic, che ormai è l'idolo dei tanti tifosi. Sono circa 600-700 i tifosi presenti che sono stati ieri all'amichevole a guardare. In tutto possiamo superare, forse scavallare, i mille spettatori che sono venuti nel weekend. Oggi lunedì, complice anche la mezza giornata di riposo, c'erano meno persone, ma si ritornerà a riempire comunque questa località dell'Alto Adige anche all'interno della prossima settimana, perché c'è chi prende le ferie per vedere il Bologna. Ci sono tante persone che stanno seguendo la squadra, una coppia anche in viaggio di nozze per vedere il Bologna in ritiro. Questo vuol dire che ci si sta entusiasmando, le maglie nuove sono piaciute a tanti, è difficile trovare persone che non siano stati impressionati dall'eleganza e dal taglio classico di queste due magliette. Soprattutto lo sponsor è piaciuto tanto, perché chiaramente per i tifosi vedere l'impegno del gruppo saputo anche graficamente sulla maglia è piaciuto tanto, ma le domande che fanno spesso i tifosi quando fermano giornalisti addetti ai lavori si concentrano soprattutto su Bernardeschi, che è tema di discussione. I tifosi che comunque in un clima di famiglia qui a Valles si stanno godendo il ritiro del Bologna hanno sempre gli occhi sul mercato e questa smania di vedere giocatori di grande qualità quali Federico Bernardeschi, che è un obiettivo del Bologna, con la complicazione un po' legata al nodo dell'ingaggio, ma che è comunque un sogno di vedere un tridente con Orsolini, Arnautovic, Bernardeschi, giocatori di qualità che possono far sognare un tifo come quello della Bologna, che ha risposto alla grande anche durante la campagna abbonamenti. Luca, grazie. Ovviamente tutto questo sarà argomento questa sera alle 21 del Pallone nel 7, calciomercato, il racconto di quello che sta succedendo in queste giornate insieme a tutti i colleghi e lo staff salito su a Valles. Eh sì, assolutamente. Grazie mille a tutti. Ciao Rita.
Grazie per questo collegamento a Luca Pinkerle. Dunque questa sera alle ore 21 l'appuntamento con il pallone nel 7, un passo indietro al commento dell'amichevole di ieri, al commento anche su alle risposte sulle domande di mercato anticipiamo, ha glissato, Motta non ha voluto rispondere per quello che concerne il mercato, ma sentiamo che cosa ha detto in realtà sulla sua squadra. Sentiamo Thiago Motta. No, mi è piaciuto l'impegno, come sempre, cercare di migliorare in ogni aspetto del gioco, la fase difensiva un po' meno oggi per il livello, ma la fase offensiva soprattutto nel primo tempo molto bene. Quando siamo organizzati giochiamo meglio, perché sappiamo gli spazi dove possiamo occupare, siamo al nostro o ogni giocatore al suo agio quando rispetta le posizioni. E nel secondo tempo un po' di meno, anche per caratteristica dei giocatori che sono entrati nel secondo tempo. Da migliorare appena all'inizio, e cercheremo con gli allenamenti adesso e con le prossime partite da migliorare. Sappiamo che abbiamo dei giocatori importanti in squadra e da mantenere questa base, tutto l'altro. Lo vedremo, quello che abbiamo in mano in questo momento, stiamo allenando e stiamo migliorando, voi lo sapete, avete visto il gruppo come me, è da completare al più presto, mettere qualità e dare continuità. Ti mancano 2 o 3 giocatori per essere completo? Questo lo chiedete ai dirigenti, loro sanno molto bene cosa mi manca, cosa manca alla squadra per poter competere con altre squadre in Serie A. Internamente abbiamo parlato tantissimo, tutto quello che sia, chi sta dentro il gruppo oggi, io alleno, miglioro, li metto in condizione di poter giocare, tutto quello che è il resto parlate con i dirigenti, che sanno molto bene cosa si può e cosa non si può migliorare. Tornando invece ai singoli, come ha visto Marko Arnautović? Bene, come tutti gli altri, è arrivato bene, si sta allenando e lo vedo bene come gli altri. Troppo presto per parlare di obiettivi concreti. Penso che prima la squadra va completata e poi vedremo quali possono essere i nostri obiettivi realisti, concreti. In questo momento aspetto. Tiago, l'altro giorno hai parlato in separata sede con Lucumi e Dominguez. Sì. Saranno, speri, che possano essere i tuoi leader futuri? 2 giocatori importantissimi in questa squadra. Come ho detto prima, parlo dei giocatori che stanno qui, che sto allenando e che lo vedo tutti i giorni. Tutti gli altri nomi chiedete ai dirigenti, chiedete ai dirigenti, si entrano nella nostra filosofia di gioco, si entra nella nostra filosofia di lavoro, loro potranno rispondere. Appuntamento con il pallone nel 7 in diretta dal ritiro di Valles. Una parentesi anche sul basket, perché domani sarà svelato il calendario dell'Eurolega con la Virtus. Ne abbiamo parlato con Roberto Martini. Potrebbe arrivare Smith e andare via Lundberg. Questa è in realtà la storia del mercato reale della Virtus. Poi se questi pazzi in senso buono dei serbi sono disposti a spendere vagonate di soldi, anche 3 milioni di euro per il contratto Senghelia, Senghelia andrà a giocare lì, cosa vuoi farsi? Hanno tanti soldi, quindi io non credo che arrivino a svenarsi per Senghelia, però tutto è possibile. E la Virtus con Smith, che è un play guardia, sistemerebbe una posizione in campo in un ridimensionamento, che va detto, è un ridimensionamento della squadra, però dai tempi della 2 a oggi sì, non parliamo di ridimensionamento, perché è comunque una squadra estremamente apprezzabile e interessante da seguire. C'è da dire, per chiudere, che la Virtus ha dato, come abbiamo già detto venerdì, Camara a Treviso, e di conseguenza la squadra si dovrebbe concludere
concludere a breve, a brevissimo, poi avremo i raduni, poi si andrà a vedere quel che succederà in questa Eurolega che comincerà il 5 e 6 di ottobre. Siamo arrivati alla fine di questo appuntamento con Sport Today, grazie per essere stati con noi e buona serata.